Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, onorevoli senatori, membri del Governo, signor Presidente del Consiglio, intanto dopo l'intervento di questa mattina del collega Molinari alla Camera e l'intervento di oggi pomeriggio del senatore professor Bagnai, indubbiamente un po' difficile intervenire dopo. Sono stati due grandi interventi che sono stati abbastanza esaustivi. Io ci provo una dichiarazione di voto. Intanto, a nome di tutto il gruppo della Lega, le auguriamo buon Consiglio europeo, Presidente, le auguriamo buon negoziato. E già questa è una notizia, il fatto che in questo Paese ci sia finalmente un negoziato, dopo quello che c'è già stato nel dicembre scorso, è la testimonianza che qualcosa è cambiato, che siamo di fronte davvero a un governo del cambiamento, perché fino adesso avevamo assistito durante i vari consigli europei semplicemente rigoroso, direi, silenzio, dettato dal fatto che probabilmente si andava in Europa a prendere gli ordini, a eseguire quello che l'asse franco-tedesco voleva nei confronti dell'Italia. Invece noi finalmente impostiamo un braccio di ferro, finalmente la volontà di cambiare si vede anche da questo tipo di atteggiamento. Poi certo qualcuno ci dirà che siamo isolati, a parte che è tutto da vedere. Noi siamo convinti invece che ci siano tanti paesi che stiano guardando in questo momento, paesi dell'Unione Europea che stiano guardando con grande attenzione quello che sta succedendo in Italia e che sperano che l'Italia possa farcela a cambiare le regole, perché sarebbe un beneficio per tutti gli altri e non solo per noi. Poi magari non lo daranno a vedere, ma siamo convinti di questo. E comunque, anche qualora fossimo isolati, meglio essere isolati piuttosto che in condizioni di sudditanza nei confronti di Francia e Germania, come è stato negli anni passati. Per quanto riguarda il discorso poi del fatto che è stato detto da parte delle minoranze, vogliamo che il Presidente stia dalla parte del Paese, state dalla parte dell'Italia. Con noi ci saremo invece e ci aspettiamo che anche le minoranze stiano dalla parte dell'Italia, perché sinceramente di fronte ad una partita così importante, fondamentale, storica, in un momento così delicato per quanto riguarda tutta l'Europa, insomma, dovremmo giocarla tutti insieme anziché creare divisioni come è stato fatto, come abbiamo sentito in diversi interventi, anche perché se vogliamo dividerci, lo dico francamente, come governo vi abbiamo anche dato diversi argomenti, quindi ce ne sono tante di questioni sulle quali possiamo discutere, e invece sul tema dell'Europa forse sarebbe più opportuno concentrarci e lavorare in questa direzione, anche perché dal nostro punto di vista, lo dico con una punta ovviamente di rammarico, quindi vuol dire che evidentemente mi state ascoltando, quindi siamo assolutamente contenti che imparerete la lezione, che sinceramente un'Italia perché di fronte al fatto che, insomma, dovreste capirlo anche voi, che questa è un'Italia che è stata disegnata con una sorta di pregiudizio, e poi dopo vi spiegheremo anche il perché. Intanto ribadiamo quelli che sono i contenuti della risoluzione che andiamo a votare, e per cui annuncio ovviamente il voto favorevole, essendo uno dei firmatari, insieme al collega Patuanelli. Sicuramente chiediamo un'adeguata presenza italiana ai vertici istituzionali dell'Unione Europea, un commissario italiano con un portafoglio di interesse strategico, e chiediamo la cortesia che sia quantomeno coerente con quello che è stato il risultato elettorale del 26 maggio, perché questo penso che sia assolutamente importante e fondamentale nel rispetto della volontà del popolo che viene spesso evocata qui. Scongiurare i tagli alla politica agricola comune, fondamentale il settore dell'agricoltura nel nostro Paese. Il rilancio degli investimenti, che ci dovrebbe vedere tutti d'accordo, perché quando abbiamo parlato di investimenti tutti a parole siamo stati abbiamo sollecitato l'idea che bisogna assolutamente procedere con gli investimenti. Per poter fare questo siamo tutti consapevoli che bisogna fare in modo che questi investimenti vadano al di fuori di quelli che sono, vengano esclusi da quelli che sono i conteggi di pareggio di bilancio piuttosto che di rapporto deficit-PIL, perché anche sulle condizioni del clima, sulle quali spesso sentiamo in quest'Aula che bisogna decarbonizzare, dobbiamo dall'altra parte fare in modo di ridurre i gas serra, il collega Brizzierielli spesso mi
dice sì, però se l'Europa ci chiede questo, ci deve dare poi anche la possibilità di poter rifare gli investimenti per arrivare a quegli obiettivi. Se no è troppo comodo insistere su questi temi e poi non dare spazi di flessibilità che vadano in questa direzione, perché per poter arrivare a questi risultati occorrono degli investimenti, occorre avere questi spazi. Sul meccanismo europeo di stabilità ha spiegato brillantemente il nostro Bagnai, cosiddetto poi in modo più semplice fondo salva stati, ecco, non andiamo ad approvare delle modifiche che prevedano condizioni che penalizzano, che vadano a penalizzare proprio quei paesi che hanno maggiormente bisogno di investire, che hanno maggiormente bisogno di crescere. Non creiamo paesi di serie A e paesi di serie B, o l'Europa di figli e figliastri. L'Europa deve essere una, le regole devono valere per tutti. Questo è il messaggio che dobbiamo portare in Europa. Poi certo non ci nascondiamo, non è tema del Consiglio europeo, ha detto bene lei Presidente, ma di sicuro il tema della la questione della procedura di infrazione tiene banco a livello nazionale, è un tema, qualcuno addirittura ha messo in rilievo il fatto che possa essere proprio stato utilizzato come sistema per poi dopo cominciare a trattare anche su altre questioni. Quindi dice bene Molinari, non facciamoci ricattare assolutamente, anche perché se andiamo a negoziare ci dobbiamo andare sì con un dialogo costruttivo, di sicuro troveremo una soluzione, però ci dobbiamo andare con pari dignità, perché l'Italia è un grande paese, perché l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea, perché è quinto contribuente dell'Unione Europea e come tale va rispettato, ma rispettato e di cui bisogna avere fiducia, e in realtà la stessa fiducia, lo diciamo, che in realtà gli stessi mercati ci stanno accordando in questi giorni, perché se andiamo a vedere i mercati non hanno assolutamente dato retta alla questione legata alla procedura di infrazione sì o meno, questi sono tutti temi politici, l'hanno capito i mercati stessi, che alla fine se andiamo a vedere le istituzioni, rispetto alle istituzioni europee, abbiamo titoli italiani, le aste di titoli italiani che sono andati alla grande, perché la domanda ha superato, diciamo così, che quello che c'è stato settimana scorsa, una domanda molto superiore rispetto all'offerta, i relativi rendimenti in discesa, lo spread che è stato assolutamente contenuto, siamo arrivati ai minimi rispetto a marzo dell'anno scorso, gli interessi sul debito in calo, insomma chiediamo che l'Europa abbia la stessa fiducia che hanno i mercati, e non sembra di chiedere assolutamente chissà che cosa, ma semplicemente di rispettare la realtà, che non è, e lo diciamo ai membri delle minoranze, ma lo diciamo anche alla stessa Europa, che non è quella che ci stanno disegnando in questi giorni. L'Italia non è, la situazione italiana non è messa così male come si vuole far credere. Certo, no, nessuno dice che è una situazione bellissima, però attenzione, noi ve lo diciamo che intanto il debito pubblico italiano, nonostante le sue dimensioni, è sostenibile. Questa sua sostenibilità deriva soprattutto dal fatto che è garantita dal risparmio delle famiglie italiane. Il deficit è più vicino al 2,1 o 2,2 rispetto al 2,4 che crede la stessa Commissione. Il saldo strutturale è stabile nel 2019 all'1,4. Ci sono stati rilevanti miglioramenti, come ci ha detto il Ministro Tria, sul sistema bancario. È stato raggiunto un equilibrio dei conti verso l'estero. Ci sono maggiori entrate, 3 miliardi derivanti da reddito di cittadinanza, derivanti da reddito di cittadinanza e quota 100, e maggiori entrate sull'IVA derivanti dalla fatturazione elettronica. Quindi certo diamo merito a chi l'ha introdotta, non abbiamo nessun problema, siamo assolutamente dell'idea che anche noi non ci aspettavamo un introito maggiore di questa natura, però essendo strutturale la combinazione minori spese e maggiori entrate di sicuro va nella direzione del rispetto del patto di stabilità, quindi non siamo messi così male come ci vogliono far credere, lo ribadiamo. Quindi andiamo in Europa con questi dati, e mi avvio a chiudere Presidente, con questi dati, con questa consapevolezza e con questa forza, che non devono e non invece con un atteggiamento sempre un po' timido di sudditanza che abbiamo visto negli anni scorsi, anche perché, e qui mi viene in mente quello che diceva ai tempi Idro Montanelli, che ai tempi diceva quando arriverà l'Europa
i francesi ci entreranno da francesi, i tedeschi ci entreranno da tedeschi e gli italiani ci entreranno da europei. E così alla fine è stato. Ecco, forse è arrivato il momento di stare in Europa senza dimenticarci di essere italiani. Senza dimenticarci di essere italiani. Lo ribadiamo. Basta cessioni di potere e anzi riprendiamo quello spirito europeo che fu proprio contenuto nei trattati di Roma, perché questo è quello il vero obiettivo per chi vuole veramente l'Europa, per chi vuole bene all'Europa, e quindi queste sono le indicazioni che noi diamo, che sono contenute nella risoluzione, il cui nostro voto non può essere che favorevole. Grazie. Ha chiesto di